Ecco, dottoressa, ce lo siamo detti tante volte, i numeri dell'ospedalizzazione sono profondamente diversi e sono profondamente diversi in senso inverso i numeri invece dei contagi. Se non ci fosse stata la campagna vaccinale, oggi il suo ospedale, questo ma anche quelli della provincia, come sarebbero messi? Beh, probabilmente sarebbe completamente sovvertito, perché noi stiamo andando avanti nella provincia di Arezzo davvero con un'incidenza giornaliera che varia dai 1000 ai 1400 nuovi positivi. Quindi se questi positivi avessero avuto anche soltanto una percentuale del 10% di necessità di ricovero, beh, facciamo i conti, insomma, l'ospedale nell'arco di pochi giorni o al massimo un paio di settimane sarebbe stato completamente sovvertito e completamente dedicato al Covid, sempre che ce l'avessimo potuta fare, perché chiaramente la complessità dei pazienti che avevamo con le altre varianti e con pazienti chiaramente non vaccinati era tale per cui l'impegno assistenziale, l'impegno clinico era enorme, veramente enorme. Quindi con le forze che abbiamo nei nostri ospedali poter gestire tanti numeri ma soprattutto tanta complessità è veramente difficile. Quindi noi oggi abbiamo comunque un buon numero di ricoverati in ospedale, ma rispetto ai positivi che sono nel territorio è una percentuale completamente diversa a quella che avevamo l'anno scorso di questi tempi. E fra l'altro l'anno scorso di questi tempi registravamo ogni giorno gli aumenti di ricovero, cioè non eravamo in grado di gestire l'equilibrio di missioni a missioni. Ogni giorno magari ne dimettevamo 4, ma eravamo costretti a ricoverarne 10. Oggi invece questo equilibrio, anche se con tanto impegno e con un po' di fatica, viene mantenuto, quindi riusciamo, diciamo, a gestire questi 54-58 pazienti giornalieri attraverso un meccanismo di dimissione, anche ovviamente soprattutto grazie all'utilizzo dei posti letto di cure intermedie che garantiscono nella gestione in rete l'ottimale per mantenere l'equilibrio. Senta, lo faccio io ringrazio con lei tutti gli operatori sanitari, perché il momento è delicatissimo, forse più delicato di 2 anni fa, quando venivate chiamati eroi. Oggi invece c'è un attacco anche personale nei confronti di chi porta un camice e questo crea tanta tristezza. Sì, il termine giusto è proprio questo, tristezza, perché è un momento davvero particolare. Poi proprio nelle ultime 2 settimane c'è una recrudescenza di anche violenza, di comunicazione rispetto a chi Novax o comunque non ritiene credibile il lavoro di tanti operatori che ormai da 2 anni stanno faticando, ma anche volentieri, con tanta professionalità e con tanta capacità per una emergenza che comunque tale rimane. E quindi è difficile comprendere perché non siamo compresi, tra virgolette, perché non si comprende che cosa significhi ancora questa malattia, che cosa significhi l'emergenza e soprattutto che cosa significhi la vaccinazione.